Quindi do la parola ad Alessandra. Grazie Susanna e grazie agli organizzatori di questo convegno per avermi invitato e per avermi affidato un tema alla Lila molto caro, che è quello della prevenzione dell'HIV nei consumatori di sostanze nelle nostre prigioni. Un tema che noi stiamo seguendo con interesse, vabbè, fin dalla no nostra nascita, ma diciamo che negli ultimi anni ci ha visti anche un po' partecipi di un dibattito pubblico col Ministero della Salute e anche col Dipartimento Antidroga. E nella mia presentazione, vabbè, vi dirò due cose proprio sulla Lila, ci sono tanti operatori giovani che magari non la conoscono, come si trasmette il virus, i dati di criticità e comportamenti a rischio nella popolazione ristretta, come si riduce il danno in carcere, le esperienze europee, che è il tema che mi è stato affidato, le conclusioni e la situazione italiana e spero, insomma, con questa presentazione di aver mantenuto il tema che mi è stato dato. Vabbè, la Lila, noi nasciamo nel 1987, è una federazione, il primo coordinatore della Lila è stato Luigi Ciotti. Nasciamo quindi sull'onda dell'emergenza dell'HIV nel mondo e anche nel nostro paese. È un'associazione molto attenta, diciamo, all'empowerment delle persone con HIV, è un'associazione che aderisce ai diritti, ai principi GIVA, che sono dei principi sanciti dallo UNAIDS, che dice che ogni associazione che si occupa di HIV dovrebbe avere al suo interno e negli organi direttivi persone che sono portatrici del virus. Io sono una di queste, sono una persona sieropositiva. Sono una consumatrice di sostanze, lo sono stata un po' più in modo così, un po' più pieno nel passato, sempre per via iniettiva. 16 sedi nel territorio italiano, di cui una fondazione, Lila Milano, e una sede nazionale che sta a Como. E questi sono un po' i temi di cui ci occupiamo. Prevenzione, terapia, riduzione del danno, prostituzione, carcere e diritti. E ho voluto ricordare comunque che siamo stati anche un po' pionieri in Italia sulla riduzione del danno, perché una delle prime unità mobili di strada fu proprio un progetto a cui ha partecipato la Lila ed era l'unità di strada di San Giuliano Milanese. Nel 1993 a Ruota nasce il progetto finanziato dalla Regione Unità Mobile di Monza, che è ancora attivo. È un po' una fotografia attuale nel 2011 su, avete visto, mi sembra, 16 sedi, 5 sedi hanno interventi in carcere e 3 solo hanno interventi su riduzione del danno. L'HIV, non ho voluto dare per scontato la vostra formazione, insomma, su, le modalità di trasmissione, quindi molto velocemente si trasmette attraverso il sangue. Si evita usando materiale sterile per preparare e iniettarsi qualsiasi sostanza e si trasmette per rapporti sessuali attraverso sperma e secrezioni vaginali e si evita adottando le regole del sesso più sicuro, che sono rapporti penetrativi sempre con il profilattico, per i rapporti anali anche lubrificante, rapporti orali, evitare contatto tra bocca e sperma o evitare bocca e sangue mestruale. Si trasmette da madre al nascituro attraverso il latte materno e il parto. Si evita attraverso la profilassi prenatale con il parto cesareo, evitando l'allattamento naturale. Quindi possiamo anche riassumere che è una infezione evitabile. Quando parliamo di tossicodipendenza, è bene sapere qual è il pacchetto, diciamo, che è il pacchetto efficace di interventi per ridurre l'HIV nei consumatori di droghe. E sarebbe questo qui. Nel 2008 l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'Agenzia ONU che si occupa di droghe e l'Agenzia ONU che si occupa di AIDS hanno fatto questo documento molto importante dove hanno sancito questi nove interventi che sono basilari e sono lo standard che dovrebbe essere presente in tutti i paesi e anche in carcere per ridurre l'HIV.
Questo documento molti di noi ricordano, per esempio, che l'anno scorso, nel 2011, ci fu anche questa una diatriba pubblica col Dipartimento Antidroga, perché eravamo in occasione della riunione, del meeting di alto livello delle Nazioni Unite sull'AIDS, e avevamo saputo, alcune associazioni, tra cui la Lila, aveva saputo che era intenzione del Dipartimento Antidroga stralciare da quella dichiarazione ONU il termine riduzione del danno, per cui insomma ci furono una serie di azioni, a me addirittura toccò andare al Ministero degli Esteri, alla Farnesina, a discutere con la delegazione italiana e con il direttore Serpelloni. E ovviamente noi eravamo contrari a togliere questo termine e insomma quello che è la mediazione che ne è uscita da questa consultazione con il nostro corpo diplomatico è stato che il termine riduzione del danno nella dichiarazione ONU è rimasto, è stato aggiunto riduzione dei rischi, ma il riferimento di riduzione del danno è riferito a questo documento, a questo esplicito documento. Praticamente le azioni sono queste: programmi di aghi e siringhe sterili, terapie sostitutive per le dipendenze, quindi metadone o buprenorfina, test HIV volontario counseling. È bene ricordare che una persona scopre di essere sieropositiva solo attraverso il test di ricerca degli anticorpi, e dei test, questo esame deve essere sempre accompagnato dal counseling, e anche il test deve essere fatto su base volontaria. La terapia antiretrovirale, come tutte le malattie infettive, l'HIV, se è controllata attraverso i farmaci, è meno infettiva. Addirittura, insomma, negli ultimi anni i progressi scientifici hanno dimostrato che persone che assumono correttamente la terapia antiretrovirale e hanno una carica virale del virus azzerata nel sangue sono scarsamente infettive, un livello di infettività vicino allo zero, perché di certo non si può escludere. E quindi cosa succede? Succede che in alcune comunità, e questa è stata una bella presentazione anche fatta due anni fa al convegno sull'AIDS di Firenze, la conferenza italiana sull'AIDS, ci sono studi della British Columbia, per esempio, che sono studi, diciamo così, teorici, però che definiscono, per esempio, che se riusciamo ad abbassare la carica virale del virus in comunità strette, per esempio comunità strette di persone che si fanno insieme, scambiano siringhe, eccetera, probabilmente anche lì avremo praticamente un'assenza di trasmissione. E quindi la terapia antiretrovirale è molto importante, oltre che a un diritto, è anche un metodo di prevenzione. Poi c'è la prevenzione e il trattamento delle infezioni sessualmente trasmissibili. Noi sappiamo che l'HIV poi non è un virus così facilmente trasmissibile, ci devono essere tutta una serie di situazioni anche dell'ospite, no? O di chi è esposto al virus, molto particolari perché l'infezione avvenga. E adesso sappiamo che, per esempio, avere malattie sessualmente trasmesse è sicuramente un facilitatore dell'acquisizione o della trasmissione dell'infezione. Quindi fornitura di condom ai consumatori e consumatrici e ai loro partner. Noi, e qua in Italia, penso che sia stato un po' un errore anche a certi livelli, cioè abbiamo insegnato benissimo, no, ai tossicodipendenti a non scambiare la siringa, mi ricordo anche la mia esperienza, da subito abbiamo capito che se volevamo continuare a farci per rimanere in salute la siringa non dovevamo scambiarla, però sicuramente non siamo stati così bravi o non ci hanno insegnato altrettanto bene a usare il profilattico nei rapporti sessuali, no? Poi informazione, educazione e comunicazione targata, ovviamente mirata a chi le dà le informazioni, vaccinazioni, perché sappiamo che molte ormai anche epatitiche si prendono attraverso l'uso di siringhe e si può essere vaccinato, e soprattutto prevenzione, diagnosi e trattamento della tubercolosi. Allora, un breve dato sulla prevalenza di HIV e la prevalenza di HIV in carcere, come diceva Susanna. Il carcere è sicuramente uno di quei contenitori dove tutto viene massimalizzato ed è una cassa di risonanza, soprattutto anche per le malattie e per delle infezioni
trasmissibili. Per esempio, vediamo l'Italia che in questo dato ci dice che se nella popolazione generale la prevalenza di HIV, cioè quante persone sieropositive sono nella popolazione italiana, è dello 0,3%, all'interno del carcere questo dato passa fino al 7%, vuol dire che in carcere c'è una prevalenza di HIV maggiore di 7 volte ed è un dato che sicuramente solo questo dovrebbe bastare per far entrare, diciamo, programmi efficaci di prevenzione anche nei carceri. E quindi, come abbiamo detto, i tassi di infezione da HIV in carcere sono molto più alti, quelli addirittura dell'HCV non ci sono moltissimi dati, ma sono spesso superiori al 50%, cioè ci sono molte più persone che hanno l'epatite C che l'HIV. E consideriamo anche che il 50% delle persone con HIV in Italia è coinfetta con l'epatite C e quindi molti hanno la doppia infezione. C'è questo dato fatto, una ricerca fatta nel carcere di Genova, dove addirittura l'epatite C era stata riscontrata in oltre il 90% dei detenuti sieropositivi. Quindi, tornando un po' a vista la situazione, diciamo, epidemiologica, quali sono i comportamenti a rischio nel contesto carcerario? Beh, sicuramente il sesso consensuale e non consensuale, il consumo di droga anche per via iniettiva, i tatuaggi e lo scambio di rasoi e spazzolini da denti. Soprattutto tatuaggi e scambio di rasoi e spazzolini da denti possono essere ovviamente un problema per l'epatite C e anche per ovviamente la tubercolosi, ma quello è ancora un po' più trasmissibile anche proprio, diciamo, condividendo gli stessi spazi aerei, eccetera. E una cosa c'è da dire, che fino a qualche tempo fa però per le nostre istituzioni, se noi andiamo a vedere anche i documenti della medicina penitenziaria, sembrava che l'unico problema all'interno delle carceri per i ristretti italiani fosse invece lo scambio di rasoi, lo spazzolino da denti o i tattoo. Tant'è vero che io, in una rassegna di studi comportamentali fatti alla fine degli anni 90, e mentre in un sacco di nazioni si facevano studi proprio per capire quante persone facevano sesso, usavano droghe, eccetera, l'unico italiano è proprio uno studio che parla di tatuaggi e del rischio di infezioni con il tatuaggio. Attività sessuale, su questo è difficile ottenere dati attendibili. Ci sono, nelle ricerche che vengono fatte, sicuramente sono dei problemi metodologici ed etici legati anche al fatto che il sesso spesso non è consensuale. Inoltre molti regolamenti vietano l'attività sessuale, c'è vergogna di omofobia e i detenuti si rifiutano quindi molte volte di partecipare agli studi e anche ammettere di essere stati stuprati a una violazione del codice anche del comportamento fra i detenuti. Tuttavia molte prove, molte ricerche ci dicono che invece nelle carceri il sesso si fa, consensuale o no, e io parlavo per esempio con l'infermiera del carcere di Bologna e mi diceva che i detenuti gli chiedevano, usavano per esempio le dita dei guanti di gomma per poter avere un rapporto protetto, quindi tagliavano le dita e usavano quelli invece del profilattico. Alcuni studi che ci dicono un po' quanto è l'attività sessuale in alcuni paesi. In Africa, per esempio, dal 4 al 5,5 di persone dichiara di aver avuto relazioni sessuali, di aver fatto sesso in carcere. Il Sud America il 10%, l'Asia il 20%, e questi insomma sono un po' di dati che ci dicono che sono a supporto, diciamo così, di iniziare dei programmi con condom anche nelle carceri. Certo è che un po' come all'esterno, quello che diciamo sempre noi come Lila quando facciamo prevenzione è che sicuramente per una persona che consuma droghe usare una siringa pulita e usare una sporca è sicuramente meglio. Usare una pulita si fa anche prima, non la devi lavare, eccetera.
ma invece quando si parla poi di questioni sessuali c'è poco da fare, cioè sul sesso ci sono altre questioni che entrano. Spesso il preservativo per alcuni o per alcune è un problema, spesso non si hanno informazioni sufficienti o spesso semplicemente il gusto con o senza il preservativo cambia e quindi fare prevenzione sessuale non è così semplice, non è sufficiente dare i condom, servono anche qui degli interventi comportamentali che sicuramente sono più efficaci rispetto a una semplice distribuzione. Quello che però è importante sapere è che in carcere, dove comunque i profilattici ci sono, e io su questo non ho trovato numeri, dati, eccetera, ho provato a guardare, ma ho visto che ci sono molti carceri al di fuori dell'Italia dove i condom ci sono anche da molti anni, però non c'è una statistica a differenza di quello che poi vedete con le siringhe dove si vede. Quindi insomma sono largamente usati in molti carceri e nessun carcere che ha iniziato a distribuire condom è mai tornato indietro sui propri passi. Questo non hanno avuto un impatto, diciamo, con la disciplina carceraria, eccetera. E non ha aumentato neanche, diciamo, il livello di sesso non consensuale e come c'è scritto qui, l'ho trovato su una relazione, gli unici inconvenienti che ci sono stati sono appunto gavettoni oppure semplicemente preservativi abbandonati magari in luoghi non consoni. Quello che c'è da dire è comunque un altro dibattito molto forte, che comunque i detenuti hanno, dove questi programmi ci sono, accettano con tranquillità il fatto che ci siano e quindi pare essere un intervento accettabile, insomma, da fare. Anche qui però, e lo vedremo anche dopo nelle siringhe, è molto importante il modo in cui ci può essere un programma di distribuzione di condom all'interno di un carcere, cioè non può essere un programma troppo visibile, ci vuole la privacy e quindi anche qui ci saranno delle tecniche già affinate in cui i condom vengono distribuiti, in cui chi li usa ha la propria privacy e quindi, diciamo così, non entrano, diciamo, tutti quegli aspetti che avevamo visto prima, che erano un po' delle criticità rispetto all'attività sessuale in carcere. Il consumo di stupefacenti, di fatto tutti sanno che in carcere le droghe entrano, e molte persone abbiamo visto sono in carcere per reati legati alla droga e quindi molte non interrompono il consumo in carcere. Nessun paese è riuscito a risolvere il problema del consumo di stupefacenti nel contesto carcerario. Ma sono pochi i paesi che ammettono di avere questo consumo di stupefacenti e soprattutto che cercano di risolverlo. Come ridurre il danno in carcere? Come si riduce fuori? Nel 1992 parte il primo programma di accesso alle siringhe sterili in una prigione svizzera. Nel 1993 l'OMS fa il primo documento delle linee guida e tratta l'HIV e le infezioni carcerarie. Nel 1998 c'è una raccomandazione del Comitato dei Ministri agli Stati membri in merito agli aspetti etici e organizzativi della salute in carcere, dove questi programmi vengono consigliati, dove si chiede agli Stati membri di farli entrare. Siamo negli anni 90, siamo in piena epidemia di HIV, i farmaci per l'HIV arrivano a essere accessibili nel 1997. Il 1996, se voi vedete la curva epidemiologica e purtroppo anche quella delle morti italiane, è l'anno di picco, quindi sulla base dell'epidemiologia vengono presi dalle istituzioni europee posizioni forti, vengono scritti dei documenti con queste posizioni forti, fino all'ultima che è proprio la comunicazione della Commissione europea a tutti i paesi, agli stati membri e ai paesi vicini dell'Asia centrale, dove raccomanda agli stati di avviare programmi di riduzione del danno.
Allora, com'è la situazione attuale? Questi sono dati che ho preso da un documento dello UNAIDS del 2007 e che ho integrato con il Global State on Harm Reduction, che è uscito fra l'altro da poco. Per cui, cosa succede? Questi sono 12 paesi, mi pare, che hanno programmi sulla riduzione del danno. La prima, la Svizzera, nel 1992, con 7 prigioni in cui sono accessibili siringhe e condom. Poi la Germania, nel 1996 parte in pompa magna, ma poi per ragioni politiche molti programmi vengono chiusi e ne rimane aperto solo uno. Poi la Spagna, che è una, diciamo, delle esperienze più importanti che poi vedremo dopo, e con 38 prigioni, la Moldavia, il Kirghizistan, la Bielorussia, e voi vedete come, li potete leggere, credo, no? Tutte queste nazioni come sono differenti tra loro, cioè ci sono nazioni che sì, sicuramente la Svizzera, no? Nessuno si stupisce che in Svizzera siano partiti con nel 1992, poi vedremo come con le siringhe, ma certo a me colpisce la Bielorussia, per esempio io ho degli amici sieropositivi bielorussi che non hanno neanche i farmaci, cioè non sono paesi in cui i diritti umani delle persone con HIV e dei consumatori di sostanze sono tutelati, però è strano che ci siano invece in carcere, no, questi programmi. L'Armenia, l'Iran, cioè l'Iran ha comunque uno dei padri dell'harm reduction iraniana che è in galera da non so quanti anni, no? Però tutto sommato, e quindi è molto variegata questa situazione, e a me anche mentre facevo questa ricerca faceva riflettere. In Ucraina nel 2007 lo UNAIDS dava per quasi in partenza 2 progetti pilota che non sono mai partiti. La Scozia anche, attualmente c'è una grossa discussione in Australia, non so quanti di voi la stanno seguendo, ma praticamente hanno fatto delle analisi delle urine dei prigionieri di una carcere australiana, dove è uscito che quasi il 90%, un dato, a Valentina aiutami, 60% in Australia, insomma sopra il 60% le urine erano positive alle droghe, quindi su quasi 7.000 analisi oltre 1.000 erano positive. Erano positive, un dato molto alto, e quindi anche lì si stavano interrogando su questa cosa. Come parte il primo progetto di riduzione del danno in Svizzera? La storia è molto carina, c'è questo dottor Probst che sta in questo carcere maschile di Obstrum, che ha 1.000 rotti detenuti, e si accorge nel 1992 che 17 di questi iniettano droghe, e le iniettano anche in carcere. E quindi da medico la cosa che gli viene da fare è praticamente dare lui le siringhe a queste 17 persone che si iniettano droghe. E questa cosa va avanti per un po', e poi il direttore del carcere praticamente lo viene a sapere e quindi interrompe il programma, chiede delle spiegazioni, e lui lo convince sul fatto che dice: guarda, queste persone consumano droghe, usano la stessa siringa, molti di loro hanno l'HIV, io l'ho fatto per evitare che l'infezione dilagasse. Il direttore riparte col programma, avevo delle note qua ma non riesco a leggere perché mi ero scritti i dati, e il dottor Prompt tipo in un anno distribuisce un livello di un centinaio di siringhe per persona in questo carcere. Dopodiché il progetto funziona, non vi sono problemi di sicurezza con le guardie penitenziarie, diciamo tutte quelle criticità che uno immagina che possa avere, no? Un programma di scambio di siringhe in un carcere, cioè io so che uso una siringa e magari vengo lì e ti minaccio con l'aria, invece non succede niente di questo, e praticamente parte il secondo progetto pilota nel 1994 in un carcere femminile. A seguito poi di questi
e poi ne vedremo, partono, li abbiamo visti prima, sono partiti in questi anni, fine degli anni 90, molti progetti, verranno poi fatte delle valutazioni sistematiche sugli effetti dell'accesso alle siringhe, vengono fatti dei questionari prima, in cui si vede anche quanto queste siringhe vengono usate dalle persone in comunità, vengono inseriti programmi e poi si fanno anche degli studi di valutazioni successive. E gli studi di valutazione successivi, li vedremo dopo, sono molto favorevoli a questi programmi. La Spagna, io ho avuto la fortuna a una conferenza mondiale di assistere alla presentazione di una componente del Ministero degli Interni spagnolo che ci faceva vedere i dati del proprio programma di accesso alle siringhe in carcere, una signora molto tranquillamente che ha detto: ma a noi ci chiamano tutti per far vedere la situazione spagnola, noi abbiamo usato solo la razionalità, avevamo visto che in quel periodo avevamo molte persone tossicodipendenti in carcere, avevamo anche dati di incidenza in carcere, cioè molte persone entravano nelle carceri spagnole e iniziavano a usare sostanze lì e lì acquisivano l'HIV. La cosa che abbiamo pensato di fare è avviare questi programmi, siringhe e metadone. Il primo carcere è il carcere di Basauri a Bilbao, 130 ristretti, dei quali 30% tossicodipendenti, dei quali 15% con HIV. Viene distribuito un kit di plastica dura con acqua distillata, salvietta, disinfettate e condom, distribuiti da due operatori sociali in due luoghi discreti per 5 ore al giorno. 2 anni di progetto, 16.500 siringhe distribuite con più di 600 ristretti che sono entrati nel programma. Nessun incidente o episodio di violenza utilizzando siringhe è stato riscontrato. Moldavia. Nel 1999 questo carcere apre un progetto pilota, e siringhe distribuite a mano dal personale sanitario del carcere, ma nel 2000 il gruppo di lavoro nel carcere si accorge che questo programma di fatto non funziona, hanno distribuito solo 50 siringhe in 5 mesi. Nel 2000 cambiano la modalità di questi programmi, fanno un training, usano operatori alla pari, adeguatamente formati e supportati comunque da tutto lo staff carcerario, e viene aperto questo servizio attivo 24 ore al giorno con 2 persone, che poi queste persone che si occupano di fare questi programmi vengono cambiate ogni anno, e nel 2001 le siringhe distribuite sono 115, e qua mi sono sbagliata, probabilmente c'era un'altra data, poi successivamente 4.350 fino al 2002 e 7.150, con ogni siringa davano anche rasoio, condom, disinfettante e anche informazioni sui siti per l'iniezione sicura. Ma uno può pensare, vabbè, ma con tutte queste siringhe distribuite, cioè questi, no, aumentavano, magari usavano più sostanze rispetto al fatto di non avere una siringa, perché magari uno pensa, se non hai la siringa magari ti fai di meno. No, non è così. Infatti i programmi di valutazione che vedevamo prima dimostrano proprio che su questi 10 carceri dove questa valutazione è stata fatta, che intanto in questi anni, dopo l'inserimento di questi programmi, non c'è stato, dove ci sono dati disponibili, l'HIV, nuove infezioni, incidenza quindi di epatite C e di HIV. Lo scambio di siringhe, inteso come scambio di siringhe sporche fra i ristretti, è diminuito, a parte questo di Realta in Svizzera, e a parte questo della Germania, dove hanno visto che invece un certo tipo, una parte di comunque consumatori continuavano a non prendere la siringa ma a usare quelle sporche. Il consumo di stupefacenti non è aumentato, anzi in alcuni casi è diminuito, e così come il consumo per via iniettiva. Quindi cosa possiamo dire da tutti questi programmi che ci sono? Che
questi programmi funzionano, non esistono le conseguenze negative dell'aumento del consumo di droghe, anzi vi è un aumento di segnalazione per programmi di disintossicazione. C'è una maggiore sicurezza del personale, nel senso che poi, anche come nei primi carceri nella Svizzera, il personale che stava in questi carceri dove si vivono disponibili sono stati proprio anche degli advocate di questi programmi, e che le persone ristrette che consumano droghe accettano comunque l'offerta di aghi e siringhe sterili, e nel tempo comunque contribuisce a ridurre la pratica dello scambio di siringhe. Ma come avviene? Abbiamo visto alcuni casi, ne abbiamo visti prima, quindi può essere consegna diretta da parte di un infermiere o medico del carcere, ma abbiamo visto come in Moldavia che i dati non sono così eclatanti, uno scambio uno a uno con un distributore automatico, la distribuzione tra pari, con un detenuto appropriatamente formato, distribuzione da parte di ONG, questo funziona molto in Spagna, quindi operatori esterni. E un'altra cosa molto importante, che è anche tipica delle self-injection room, no? È la severità che poi si instaurano in carcere dove ci sono questi programmi, nel senso che ci sono molte sanzioni, per esempio se i detenuti invece lasciano siringhe in giro, alcuni prevedono che ridiano quella sporca, però alcuni no, e quindi insomma le sanzioni sono abbastanza severe, quindi c'è una specie anche di disciplina rispetto al consumo. Questa è una macchina scambia siringhe del carcere svizzero, è una siringa sola. E l'abbiamo detto prima, l'importante è un po' come sui condom, l'accesso deve essere facile e confidenziale per le persone ristrette, deve essere un materiale per il consumo di droghe iniettive desiderato, cioè non può essere, adesso mi ricordo, mi viene sempre da ricordare il passato, però le famose siringhe, quelle che non si riuscivano a ridere, vedo alcuni che ridono, insomma, perché se no non funziona. Sostegno da parte dell'amministrazione carceraria e delle altre persone ristrette, e quello che si può fare, che hanno fatto tutti i paesi, è iniziare con un progetto pilota in carceri selezionate, dove comunque insomma questi progetti potrebbero partire, valutarli e poi estenderli ad altri. L'OMS, sempre l'agenzia ONU che si occupa di droghe e l'agenzia ONU che si occupa di AIDS raccomandano di introdurli urgentemente in carcere, di garantire un accesso facile e confidenziale, di privilegiare lo scambio tra pari o la distribuzione attraverso l'ONG, e poi ricordiamo sono vantaggiosi, per ogni euro speso per la loro implementazione nelle carcere se ne risparmiano moltissimi che altrimenti servirebbero in seguito per il trattamento delle malattie infettive. Ma l'accesso alle siringhe sterili può bastare? Io mi sono un po' limitata a questa cosa della harm reduction che mi avete dato, quindi non parlerò anche della situazione italiana, dell'incompatibilità tra AIDS e carcere, ma semplicemente perché non era. Però è ovvio che le siringhe pulite non possono bastare ad alterare il rischio, ed è stata un po' la storia anche di come si è riusciti in Italia ad azzerare praticamente la infezione da HIV nei consumatori di sostanza in via iniettiva, oltre alle siringhe pulite, i programmi sostitutivi con metadone, e soprattutto l'UNODC raccomanda mantenimento, cosa che so che invece nelle carceri italiane i programmi a mantenimento poi non sono così, diciamo, largamente utilizzati. E soprattutto, come abbiamo detto prima, bisogna integrarli con l'accesso alla diagnostica per l'HIV e per le altre malattie infettive, e per l'accesso anche alle cure, perché non ne parlerò, ma abbiamo anche un problema di accesso alle cure all'interno dei nostri carceri, non solo per l'HIV, ma sicuramente anche per l'HIV. Quindi, questa è una slide. Scusa, Alessandra, sì. Ti segnalo solo un problema di tempo, più che altro per il tempo. Vado avanti, questa è la prevalenza dell'HIV nei carceri spagnoli
abbiamo visto che con l'ingresso dei programmi di istruzione di Siling e di metadona mantenimento è praticamente arrivata dal 24% al 7%. Questi sono il numero di persone in metadone a mantenimento nelle carceri spagnole, quindi un dato sicuramente probabilmente molto diverso da quello italiano. E queste sono slide che fanno vedere come c'è stata l'evoluzione dei programmi di scambio di siringhe in Spagna, che nel 2006 erano addirittura 37 e adesso sono 30 prigioni che ce l'hanno. Ovviamente è sempre un dato sull'abbassamento delle infezioni di epatite C e HCV. Mi avvio alle conclusioni. Ci sono alternative per ridurre il numero di infezioni di HIV e HCV in carcere? No. Mancano alternative altrettanto efficaci, ma in Italia quando si parla di prevenzione dell'HIV in carcere si intende l'offerta del test e spesso non un'offerta volontaria e con il counseling, ma c'è un po' una tendenza, soprattutto dai medici della medicina penitenziaria, di andare invece per un po' uno screening massificato di test HIV. Invece per noi, visto che c'è una legge 135 per le persone al di fuori del carcere che definisce comunque che il test deve essere fatto su base volontaria, anche in questo caso, anche in carcere per noi il test deve essere volontaria. E poi ci sono programmi informativi, forse sì, sulle modalità di trasmissione e poi, come spesso anche all'esterno del carcere, l'astinenza. Quindi, concludendo, la LILA e altre associazioni che si occupano di HIV stanno un po' stressando sulla questione dell'harm reduction nelle carceri. Lo facciamo nelle commissioni, nelle istituzioni dove siamo, nella consulta delle associazioni, dopo vedremo l'ottima ricerca del gruppo Avele e tutte le consulte, lo facciamo all'interno della Commissione Nazionale AIDS, dove ci sono io. E quindi cosa facciamo? In tutti i documenti che la Commissione Nazionale fa, noi tentiamo, no, di sfondare su questo tema. E questi sono i dati del DAP al maggio del 2012, che ci dicono che su 16.156 tossicodipendenti il 24,3% è, credo, in carcere per reati legati alla droga, con 16.000... Classificati come tossicodipendenti. Sì, esatto. Consideriamo che la prevalenza dell'HIV in carcere è di 7 volte più alta che nella popolazione generale. Allora, c'è questo documento che è stato fatto dalla Commissione Nazionale AIDS con il contributo della consulta, che è già stato passato alla conferenza Stato-Regioni. Sono delle linee di indirizzo che si chiamano HIV e detenzione, e all'interno del documento afferma che i rapporti sessuali e gli scambi di siringhe siano pratiche non infrequenti in ambito carcerario, però insomma già affermano qualcosa. E per questo individua l'opportunità di avviare seri programmi di prevenzione e riduzione del danno, così come avviene negli altri paesi europei. Allora, la mia domanda ai discussant è, a questo punto, quello che alcune associazioni dovevano fare, che si occupano di AIDS, dovevano fare, un po' lo abbiamo fatto. Quindi, cosa manca ancora per fare in modo che questi programmi entrino davvero nelle carceri italiane? E inoltre, ci siamo sentiti un po' soli rispetto ad altre associazioni che si occupano di carcere su questo tema, perché è vero, anch'io mi sento un po' imbarazzato, lo so che magari i problemi dei detenuti forse sono anche altri, il fatto, come dicevamo prima, del sovraffollamento, una situazione sicuramente, diceva Anastasia, più italiana che in Europa, e allora no, è un'emergenza per noi, però diciamo così che ci siamo anche sentiti un po' soli in questa battaglia, e invece noi crediamo che anche questa sia una battaglia dignitosa come tutte le altre, e che comunque tutte le persone che sono in carcere avrebbero diritto ad avere degli strumenti di prevenzione efficaci. Grazie.